Volevo fare una più che altro una cosa ironica. Ma se il Bari domenica perde e Carriero fa gol e manda a fare in culo tutti e l'Avellino si mette a 4 punti, ma stiamo ancora a criticare Carriero No, che siamo tutti no, contenti, siamo siamo tutti contenti, ah, ma queste contenti. sono cose che nel calcio sono sempre esistite, ma che Ma stiamo a fare certo. la polemica perché Carriero ha fatto No, va. mezzo secondo, state zitti. Ma non esiste proprio, io ho fatto di peggio, ma quando si vincono le Lo partite, sappiamo, ce lo ricordiamo. ho fatto Dybala che gioca in Serie A, guadagna 5-7 milioni di euro l'anno, ha guardato in tribuna per dire, coglioni, ma che state facendo? Non mi rinnovate il Vincenzo, contratto. siamo in fascia Vabbè, protetta, non ma quando esagerare. ci vuole però, Non dai. esagerare. Fabio, allora ti voglio salutare gli ultimi minuti. Mi hai detto quello che mi ripete sempre Moretti, perché poi insomma io devo ammettere anche tra virgolette il mio debole per certe annate, e sicuramente l'annata di Moretti e l'annata di Pisacane, di Castaldo, di D'Angelo sono due Avellino ai quali io sono particolarmente affezionata perché erano anche grandi uomini e lo dimostrano. Grazie. Insomma, vabbè, lo sai, la stima che provo per te. Fabio, ora serve proprio personalità, attributi a go-go, però questa squadra ora sta dimostrando di averli, cioè ora si è scollata di tutte paure, limiti. Questo l'atteggiamento di ora io credo che sia importante, cioè lo vedo che sono più, e anche ecco, personalità come Kragl secondo me aiutano. Certo. Tornando a Carriero, vorrei spezzare una lancia a favore Sì. suo, nel senso che Carriero ha dimostrato di avere una grande personalità, perché nel momento in cui fai gol, c'hai tutto da perdere a fare quel gesto, perché tu ti metti in uno stato d'animo negativo in una frazione di secondo dove tu potresti vivere una gioia personale. Tutti conosci, cioè io conosco Avellino come la conosce Vincenzo e come la conoscete voi. È normale che facendo un gesto del genere ti si potrebbe ripercuotere, no? Contro di te, perché alla prossima palla che Carriero sbaglia in casa conosciamo il pubblico di Avellino com'è. Per cui che ce ne fossero 7-8 come Carriero che magari hanno questa personalità di zittire il pubblico, perché significherebbe che alla palla se dovesse scottare ci sarebbero gli attributi adatti per seguire, almeno per indirizzare il match. Come popolo avellinese vuole.